Il suo nome è sinonimo di velocità e passione. La storia della Jaguar si fonda sulle auto sportive. Le macchine sportive portano la fama, ma le berline pagano i conti. Se consideriamo l'importanza delle berline rispetto alle auto sportive, le prime sono state più importanti per più tempo. Macchine costruite con orgoglio nel cuore del Regno Unito. Fabbricate in Gran Bretagna, nome britannico, marchio britannico. Ora uno dei marchi più amati del paese deve ancora una volta lottare per sopravvivere. Le berline stanno tramontando e se la Jaguar non si evolverà, per loro sarà la fine. Se l'era delle berline sta svanendo, il destino del brand è in equilibrio precario. La Jaguar è in bilico, non può permettersi passi falsi. La risposta è costruire con coraggio l'inaspettato. Al team ho detto, creeremo un SUV Jaguar, il primo SUV. Un cambiamento rischioso che porta il nome di F-Pace. Siamo nati per vincere, non c'è dubbio. Un'automobile sportiva nascosta nel corpo di un SUV che ha spazio per 5 passeggeri. Ha il fattore sorpresa. Quando la vedi passare attira l'attenzione. Una macchina che va da 0 a 100 in 5 secondi e 3, con tutta la famiglia a bordo. Sfido chiunque a trovare un marchio più simbolico della Jaguar. Ormai è sul mercato da tantissimi anni e non c'è niente di più britannico. Ed è il veicolo più venduto mai realizzato da una delle case automobilistiche più famose d'Inghilterra, la Jaguar F-Pace. Una macchina costruita per salvare un'intera azienda. È costruita e progettata in Gran Bretagna, a Solihull, e molti di coloro che ci lavorano sono britannici. Perciò è un prodotto nazionale. Oggi l'industria automobilistica del Regno Unito copre più di un decimo delle esportazioni totali del paese. E la Jaguar da sola rappresenta circa il 7,5% di tutte le vendite. Birmingham e le Midlands sono le sedi dell'industria automobilistica del Regno Unito. Qui lavorano 10.000 persone e il numero quintuplica se consideriamo anche i fornitori, perciò è importante per l'area, una sicurezza per il lavoro. A tutti piace avere le tasche piene di soldi e più macchine si vendono, meglio è per le banche e per i nostri portafogli. È un bene per tutti. È un portafogli corposo, gonfio di banconote guadagnate col duro lavoro, che oltre alla Jaguar sostiene anche 250.000 lavoratori impiegati nella filiera locale. Se va bene a noi, va bene anche alle attività locali. Piccole ditte, caffè, ristoranti, centri sportivi. Quello che produciamo e spendiamo di fatto si allarga, si estende al resto del paese. Un'espansione economica che deve la propria esistenza all'ultima ascesa e drammatica caduta della compagnia. Con il boom delle auto tedesche negli anni Ottanta, la Jaguar ha perso il treno ed è andata allo sbando. Nel 1989 la Ford Motor Company acquista la Jaguar e per i 20 anni successivi cerca di trasformare un marchio di lusso in un marchio commerciale. Gli anni più bui per la Jaguar sono stati quelli in cui ha venduto di più gli anni della Ford. C'è stato un equivoco di fondo su cosa fosse a rendere una Jaguar tanto speciale. Quando l'economia mondiale collassa nel 2008, le prospettive per l'azienda sembrano persino peggiorare. Siamo stati investiti dalla recessione. La compagnia sfiora la bancarotta e alcuni sostengono che abbia ottenuto aiuti dal governo inglese. A un certo punto si è corso il rischio che una delle fabbriche chiudesse i battenti. Poi un singolo accordo cambia tutto. Il gruppo indiano Tata acquista la Jaguar per 1,7 miliardi di sterline e dà il via alla rinascita.
Ce la siamo vista brutta, ma la Tata ha investito nelle persone, nella tecnologia, e ora noi stiamo ripagando la sua fiducia. Ci siamo dati 10-15 anni per riportare il marchio in auge, come all'epoca gloriosa degli anni 60. Il marchio prestigioso che professionisti, rockstar e calciatori prediligevano. La rinascita del marchio inizia con una berlina, la XF, ma culmina con la prima automobile sportiva biposto della Jaguar dopo quasi 40 anni. La F-Type. Abbiamo ritrovato smalto e quando arrivi a quel livello non devi far altro che continuare. Continuare a sorprendere il pubblico. Ma proprio quando torna la magia, l'industria automobilistica cambia di nuovo radicalmente. La F-Type sarà anche bella e immensamente desiderabile, ma adesso viviamo una fase in cui ai clienti questo non sembra interessare molto. Preferirebbero comprare un SUV della stessa marca. Quasi improvvisamente, proprio le automobili che l'azienda ha costruito con successo iniziano ad andare fuori moda. Sono macchine fantastiche, belle, ma non sono nei sogni dei clienti. Questo probabilmente perché le berline non vanno più di moda. È una svolta radicale, di come non se ne vedevano da anni nell'industria automobilistica. Oggi gli sport, gli utility vehicles o SUV vendono in tutto il mondo il triplo rispetto alle berline. Il SUV diventerà l'auto di famiglia del futuro? Probabilmente sì. È la nuova berlina sotto diversi aspetti ed è un punto che noi della Jaguar dobbiamo elaborare e comprendere. Per restare sulla cresta dell'onda, l'azienda è costretta a rivedere la propria essenza. È un punto cardine molto importante. La posta in gioco è alta, si rischia di precipitare. Ridefinire cosa è possibile è un'idea che circola da tempo. La storia della F-Pace probabilmente è iniziata il giorno in cui sono arrivato, 18 anni fa. La prima domanda che mi è stata posta era: dovremmo fare un SUV visto che la Porsche ha appena lanciato la Cayenne? E io no, di certo, perché all'epoca non lo ritenevo necessario. Ian Callum è uno dei disegnatori di automobili più eminenti ed è l'uomo incaricato di delineare il futuro del marchio e forse addirittura di salvarlo. Ian Callum è uno dei migliori nel settore. Quando incontri un designer lo riconosci, sono brillanti, eleganti, hanno un aspetto inconfondibile. Quando vedi Ian Callum capisci subito chi hai davanti, è un uomo che ama le automobili. Uno dei motivi per cui sono stato a lungo restio all'idea di disegnare SUV è che sono molto indefiniti. Negli anni mi hanno sempre chiesto cosa pensassi dei SUV e ovviamente negli ultimi 4-5 anni mi sono reso conto, da disegnatore di auto sportive, che ormai fanno parte della nostra vita quotidiana, perciò ci siamo decisi. So che il disegno ha una linea esagerata, ma è il nostro stile, e questa è l'essenza che dobbiamo catturare nel costruire l'auto. È una decisione sia necessaria che radicale. I puristi reagiscono subito. Inizialmente siamo rimasti sorpresi. La Jaguar non produce SUV, ma coupé e berline. Un pensiero mi ronzava in testa. La Jaguar basa la propria produzione su modelli bassi e affusolati e i SUV non hanno certo questa linea. Alla notizia, i puristi e gli appassionati dello stile hanno esclamato: non è da Jaguar, non è da loro. Sono stati costretti. Quello che mi piace dell'industria automobilistica è che praticamente tutti hanno un'opinione sulle macchine. Ad alcuni non piacciono, molti le adorano. L'operazione di rilancio della Jaguar inizia nel segretissimo studio di progettazione dell'azienda. Quando ci è stato affidato il compito di realizzare il primo SUV, avevamo la giusta dose di fiducia. Ed eravamo consci del fatto che non ne avevamo mai disegnato uno. Il primo punto all'ordine del giorno è modificare lo stile storicamente funzionale del SUV. I SUV prima non vendevano perché erano costruiti per motivi funzionali. Le loro prestazioni non interessavano ai clienti. L'odierna tecnologia consente a queste auto di avere una buona guida. Sono quasi veloci come una berlina, non come una sportiva, ma si avvicinano. La squadra esamina il modo in cui i SUV sono sempre stati realizzati.
Inizialmente occorreva seguire le regole di base. I primi modelli erano un po' squadrati, tipo scatola. Perciò ho detto ai ragazzi: abbiamo infranto le regole per le berline per ottenere la forma giusta. E faremo lo stesso anche in questo caso. La linea del tetto dovrà trasmettere un senso di velocità, concetto che noi amiamo da sempre. Non tanto da condizionare la struttura, ma quel tanto che basta per dare alla macchina una linea affusolata. Il grande vantaggio è stato avere una nuova piattaforma. Abbiamo potuto scegliere dove posizionare le ruote, il cofano posteriore, il parabrezza, l'abitacolo e il tetto. Abbiamo potuto predefinire questi aspetti senza dover combattere troppo, visto che era un modello totalmente nuovo. Ed è un lusso che ai designer non viene concesso spesso. La chiave è una nuova e leggera architettura in alluminio. L'idea di questa nuova piattaforma, di questo nuovo modello, parte da zero. Questo non succede sovente, forse uno o due volte nel corso di una carriera. Ci è stata data libertà nel decidere dove posizionare ruote e abitacolo. È questo che conferisce alle Jaguar quel senso di movimento, le proporzioni basilari. Lo stile Jaguar veniva prima di tutto e grazie a questo abbiamo creato un SUV più entusiasmante dal punto di vista delle proporzioni rispetto a un SUV generico. Il pubblico ne ha un'anteprima al Salone dell'Automobile di Francoforte del 2013. Signore e signori, stasera siamo molto onorati di presentarvi un nuovo brillante modello Jaguar in alluminio. La CX-17 mette la casa automobilistica in risalto. La Jaguar non passerà inosservata quella sera. Ho visto il concept ed era spettacolare. Mi sono detto, se costruiranno quello splendore, per me andrà bene. La linea dell'automobile, grazie a determinate scelte estetiche, lascia il pubblico sbalordito. Notate il cofano della F-Pace con questa gobba centrale. È la firma della Jaguar. I suoi disegnatori modellano sempre gli esterni intorno alle componenti meccaniche. Se ci spostiamo sulla fiancata, notiamo un delizioso e possente parafango anteriore, con questa linea che corre dal paraurti anteriore, attraversa il parafango e poi scende e si assottiglia all'altezza della portiera. Questo è un elemento fondamentale del DNA delle auto sportive Jaguar. Occorrono due lunghi anni affinché il progetto diventi realtà. L'unica domanda è: sarà troppo tardi? Per decenni la Jaguar ha lottato per mantenere una posizione di rilievo nel panorama automobilistico in costante mutamento. Ora il marchio affronta la sfida più grande: trasformarsi da casa costruttrice di berline di lusso in produttore di SUV di alto livello. Abbiamo intrapreso un viaggio ed è stato quantomeno rischioso non sapere dove ci avrebbe condotto. Per sopravvivere, l'azienda realizza il suo primo SUV. L'F-Pace. L'F-Pace è la debuttante al ballo, la bella della festa, l'esordiente. Della serie Eccoci, siamo tornati, giratevi da questa parte. Il lancio ha un effetto immediato. Le vendite in casa Jaguar si impennano dell'83% in un anno. L'F-Pace rappresenta il 50% delle vendite della Jaguar. Questo significa che vende quanto l'XE, l'XF, l'XJ e l'F-Type messe insieme. Il sogno di ogni venditore al mondo. È quello che speri e che poi ti auguri non finisca mai, perché ha cambiato completamente l'azienda. L'emblema del cambiamento risiede principalmente nel reparto carrozzeria della fabbrica di Solihull, in grado di produrre una nuova scocca di F-Pace ogni 84 secondi. Tutto inizia con lo scheletro del paraurti che ha un contrassegno che percorre tutta la linea, dove vengono applicate le chiusure. Costruiscono auto in alluminio da tempo e beneficiano della sua leggerezza. L'uso dell'alluminio differenzia la Jaguar e al contempo nasconde un potente segreto ecologico. Un terzo del peso del veicolo è costituito da metallo riciclato. Usiamo anche molto alluminio riciclato. L'80% dell'alluminio prodotto in tutto il mondo viene utilizzato ancora oggi. È un materiale fantastico per noi.
L'uso di alluminio riciclato consente di ridurre il peso dell'F-Base, ma anche di salvare il pianeta. Riutilizzare il metallo richiede il 95% in meno di energia rispetto a produrlo da zero. Oggi il rumore più continuo è il suono delle scocche ultimate inviate attraverso la struttura di Solihull al reparto verniciatura. Nel reparto verniciatura arriva una macchina ogni 66 secondi. Per prima cosa viene applicato il primer. Abbiamo 5 diversi colori di primer. Potete vederne alcuni esempi nella cabina. Poi si passa all'area verniciatura di fondo. Due robot applicano la vernice. Un robot colora il 70% del veicolo. L'altro nebulizza la vernice a una velocità maggiore per randomizzare l'applicazione. Lavorando contemporaneamente, verniciano gli esterni con una delle 25 nuance standard. Tutti i robot sono elettrostatici. Carichiamo l'aria intorno per guidare la vernice verso la macchina. I robot fanno girare la vernice carica elettricamente fino a 70.000 rivoluzioni al minuto. Completata questa fase, operai specializzati colorano gli interni a mano. Questo è il reparto di verniciatura finale. Il prodotto è applicato a mano sugli interni e, tramite gli stessi tipi di robot, sull'esterno. Le scocche passano alla linea di controllo qualità, dove un altro gruppo di addetti si assicura che la verniciatura sia impeccabile. Poi è il momento di spedire la scocca terminata all'assemblaggio. Il reparto di assemblaggio finale si estende su un'area di 81.000 metri quadrati, l'equivalente di 12 campi da calcio. Al suo interno, 3.000 uomini e donne si dedicano con il massimo impegno a ogni macchina. Il nostro lavoro inizia alle 6.30 di lunedì e termina alle 18.30 di venerdì, 24 ore su 24 ogni giorno, è a ciclo continuo. La struttura presenta 202 postazioni sulla linea principale e sono velocissime. Gli operai si occupano di un veicolo ogni 87 secondi. La costruzione inizia quando dal reparto verniciatura arriva la carrozzeria. È uno scheletro privato delle portiere per ragioni di qualità e per accedere all'interno per scopi di assemblaggio. Tolte di mezzo le portiere, un operaio prepara l'allestimento per la vera e propria costruzione. Questa è la primissima fase del processo. In pratica stampiamo una scheda che di fatto è il libro di ricette del veicolo. Scannerizzare la scheda serve ad allertare il resto della fabbrica su cosa è in arrivo. È una fase critica, determina il ritmo di tutto il processo. Se diamo un'occhiata a questa, ad esempio, vediamo che il veicolo, lo sto leggendo ora, è destinato al mercato spagnolo. Per ordinare i diversi pezzi richiesti a seconda delle zone, la squadra si affida a una soluzione all'avanguardia. Su queste griglie ci sono le cosiddette casse blu, nelle quali è contenuto un certo numero di componenti. Le casse blu vengono portate in un magazzino automatico accanto. L'Automated Storage and Retrieval System è un magazzino automatico con 181.000 casse blu. È una sorta di sistema di consegne interno. Sempre puntuale, ogni volta. Le gru selezionano la cassa contenente i pezzi richiesti, la posizionano su un nastro trasportatore sul tetto dell'edificio che le deposita lì. Quando le casse arrivano al reparto assemblaggio, in pochi minuti vengono mandate a una postazione. Un sistema ad alta tecnologia assicura che le parti arrivino in sequenza. E manovrano tanti pezzi.
spostano 2400 pallet di casse al giorno usando 10 gru. Il sistema di consegna è all'avanguardia, ma la manodopera vanta anni di esperienza. Qui lavora gente di tutte le Midlands. Alcuni hanno 30-40 anni di servizio, altri sono stati assunti da poco. Conosco operai che hanno lavorato qui per 40 anni, i cui figli lavorano qui e in certi casi anche i nipoti. Sono qui da 20 anni. Ho iniziato che ne avevo 16, grazie a un programma di avviamento al lavoro del governo. Poi la Jaguar ha detto sì, lo assumiamo. E sono ancora qui. Gli operai non sono gli unici a essere grati. Oggi anche gli appassionati di motori sono altrettanto entusiasti che una delle case automobilistiche più famose sia ancora sulla cresta dell'onda. Una storia nata grazie a un uomo e al suo sogno. Sir William Lyons è il padre della Jaguar, ha creato il marchio, ha creato le macchine, le ha disegnate, è stato parte integrante della progettazione. Lyons lancia l'attività nel 1922 e la traghetta con successo non solo attraverso la Seconda Guerra Mondiale, ma attraverso tanti periodi di incertezza economica. Alla fine il marchio diventa noto per aver conciliato comfort lussuoso e alte prestazioni. Amo il fatto che la Jaguar sia stata in grado di essere sportiva e lussuosa in ogni fase della sua storia. Negli anni 50 i successi ottenuti in pista aiutano il nome a diventare familiare. Durante il decennio, la Jaguar vince la famosa 24 ore di Le Mans per 5 volte. La Jaguar, ve la ricordate? 1951, prima. 1953, prima. 1955, prima. 1956, ancora prima. Sono orgoglioso di una tale eredità e storia. Le auto sportive costruiscono l'immagine, ma sono le berline a tenere in attivo il bilancio. Nel corso della storia della Jaguar, le berline sono state più importanti più a lungo. Il punto di svolta è stato quando hanno presentato la 2004 negli anni 50, che successivamente è stata denominata Mark I, molto più di una berlina accessibile. La Mark I è simile alle prime berline Jaguar, ma è la prima automobile con scocca portante. Essa presenta sospensioni anteriori indipendenti con doppi bracci oscillanti, molle elicoidali e assale rigido posteriore. La Mark I era molto popolare in tutto il mondo per via della guidabilità e delle dimensioni. Era l'auto perfetta per molti. Nel 1959 la casa introduce una berlina di medie dimensioni, la Mark II. La Mark II è una delle mie preferite. Una bellissima berlina classica, molto elegante, splendida, magnifica. 9 anni dopo, nel 1968, arriva l'ultima berlina alla quale Sir William Lyons lavora. Il suo nome è XJ. La Jaguar XJ6, una vera automobile di lusso da $9,000. Qualche anno dopo è uscita la XJ6, nel 1968, la mia preferita. Ma la sua automobile preferita oggi è l'ultima, la Jaguar XJ6. Quanto è stato coinvolto nel design e nella fabbricazione delle sue macchine? Ovviamente mi sono occupato dell'organizzazione fin dai primissimi tempi. Di fatto ho preso parte a ogni aspetto delle lavorazioni. La XJ ha avuto successo perché ha venduto moltissimo all'epoca ed è stata ritenuta la miglior berlina al mondo per circa 5 o 6 anni. È un dato di fatto. La XJ si è evoluta attraverso più generazioni. Se guardiamo oggi una serie 3 XJ6 degli anni 80 è incredibilmente bella. È stupenda. Hanno avuto sempre il loro stile inconfondibile, lo stile Jaguar, lo stile britannico, che non è quello tedesco né quello americano. Queste automobili hanno un'influenza enorme sul nostro approccio alla filosofia Jaguar, ma soprattutto devono essere le più belle di tutte su strada, ed è questa la molla che ci spinge. L'estetica è un tratto caratteristico dei modelli recenti della Jaguar. Eppure l'introduzione di un SUV fa dubitare i fedelissimi. Ero preoccupato quando hanno lanciato il SUV. Pensavo, ecco, di sicuro sarà un SUV che non avrà la magia delle coupé e delle berline, ma sbagliavo clamorosamente.
la nuova automobile è il risultato di anni di ricerca e sviluppo. Insegui un sogno e spingi, spingi fino a realizzarlo. L'industria automobilistica è in continua evoluzione, c'è sempre qualcuno che supera i confini e il tuo compito è andare oltre e più velocemente. È davvero un'industria che lavora incessantemente e oggi sono sempre di più le case che producono SUV. Oggi tutte le grandi aziende si sono imbarcate nell'avventura dei SUV. La Porsche, la Maserati, l'Alfa Romeo, ormai è questa l'auto di famiglia. Per distinguersi dagli altri, la squadra decide di attingere alle proprie conoscenze duramente acquisite sulle berline di lusso e convogliarle verso i SUV. Sono fabbricati sulla nuova architettura leggera in alluminio della Jaguar, su alcuni elementi meccanici fondamentali contenuti in quel pacchetto, diciamo. Dal punto di vista logico è molto semplice. Basta prendere una berlina, sollevarla un po' e voilà, ecco un SUV. La parte migliore è che è un XF. È una delle loro berline sportive con motore anteriore a trazione posteriore avvolta nella scocca di un SUV. La sfida alla concorrenza parte dalla tecnologia, ma quasi sempre dipende dalle persone. Se vuoi realizzare un modello brillante, devi metterci la passione. E noi siamo fortunati a poter contare su migliaia di persone alla Jaguar che amano l'azienda e il loro lavoro. L'attaccamento alle automobili suscita un particolare senso di orgoglio nella sede di Solihull. Questa azienda ti entra nel sangue. I dipendenti hanno una passione per la Jaguar e non è per opportunismo, è qualcosa di cui vanno fieri. Che cosa stai assemblando? Colin Walton dirige la squadra addetta all'assemblaggio finale. È un veterano con 23 anni di esperienza, partito dall'ultimo gradino della scala. Mio padre lavorava qui. Io ho iniziato in officina e sono stato formato come operatore di macchine CNC e nel corso degli anni sono passato di grado e ora mi occupo di assemblaggio finale. È un grande onore. Un onore che viene spesso messo in mostra in postazioni come quella per il cablaggio elettrico. Preriscaldiamo il cablaggio intorno ai 75 gradi per due motivi. Per l'ergonomia, in modo tale che gli operai possano maneggiare pezzi flessibili, e per sistemarli nella giusta posizione. Cablare la macchina non è un compito semplice. Se misurassimo i componenti del cablaggio da capo a capo, sarebbero lunghi dagli 8 ai 12 chilometri. Per fare un esempio reale, potremmo dire che essendo l'Everest alto quasi 9 chilometri, il cablaggio sarebbe più alto della cima. ...84 secondi dopo montano il portellone posteriore. Montano il servofreno. Le sospensioni. E il pedale del freno. Il resto degli interni inizia a prendere forma. I ragazzi utilizzano l'assistente meccanico per alleggerire il peso delle componenti da montare nell'abitacolo. Cominciano a fissare il cruscotto. Per assicurare il loro futuro, in Jaguar hanno sviluppato un programma di apprendistato interno. Abbiamo investito nelle persone, in modo particolare nei laureati, con programmi finalizzati all'assunzione. Qui formano meccanici capaci. Io cerco di imparare quello che posso per il futuro e spero di diventare un bravo operaio. In quest'area della fabbrica abbiamo 27 apprendisti impegnati in un viaggio di formazione di 5 anni. Sono cresciuto a Londra e mi sono trasferito qui per questo lavoro, per tramandare la nostra eredità e fare qualcosa per l'Inghilterra. A un terzo del percorso di costruzione, la macchina viene finalmente dotata di sedili. Io mi occupo dell'installazione dei sedili. In pratica seguo il movimento dei macchinari. Disponiamo di un lasso di tempo prestabilito per completare il nostro compito e permettere al collega accanto di agire. Alla fine della linea entra in azione un braccio trasportatore.
In questa fase ci affidiamo a un braccio trasportatore e siamo in grado di essere flessibili nel montaggio grazie al fatto che è regolabile in altezza. Questi bracci si muovono a diverse altezze a seconda dell'operazione e del tipo di veicolo. In aggiunta alle 202 postazioni nel reparto di assemblaggio finale, ce ne sono altre 101 di sottoassemblaggio, compresa la linea del gruppo motopropulsore. Questa è l'area di assemblaggio del gruppo motopropulsore. Dietro di me c'è quello della F-Pace. Motopropulsori costruiti a 50 km di distanza, in una delle strutture più avanzate del mondo. Il felino ruggente è tornato, grazie alla decisione di costruire per la prima volta nella sua storia un SUV. Ma per essere una vera Jaguar non bastano una linea accattivante e interni raffinati. Tutti nel Regno Unito hanno un debole per le Jaguar e sognano di tornare agli anni d'oro delle gare e dei successi. Per anni, la casa automobilistica ha coniugato l'eleganza britannica con potenti prestazioni del motore. V8, V12, sigle dal suono esotico. Noi adoriamo i motori V8 e basta il rombo a trasmettere l'essenza della loro anima. Ma le cose stanno cambiando e ora possiamo creare motori a 4 cilindri altrettanto potenti e molto più efficienti. Per prendere in mano il proprio destino, la Jaguar disegna una nuova gamma di motori a 4 cilindri dalle elevate prestazioni. Stiamo lanciando il nostro nuovo motore a 4 cilindri Ingenium a benzina e abbiamo una potenza fino a 300 cavalli, dal motore diesel di base a quello più potente a benzina. Poche cose nell'industria automobilistica costano quanto disegnare e costruire la propria architettura del motore, ma la ricompensa può essere enorme. Avere un motore proprio dà al marchio maggiore credibilità e gli consente di dire: questo è il nostro motore. È un punto d'orgoglio. Progettare una nuova struttura è una cosa, fabbricarla è un'altra. Negli ultimi 20 anni l'azienda ha appaltato la costruzione del motore, ma la svolta è arrivata quando ha aperto la fabbrica di Wolverhampton. C'è stato un ingente investimento di capitale. Siamo a un punto di non ritorno. Stiamo creando una gamma di motori e l'infrastruttura per costruirli in una maniera che sembrava inconcepibile 15 anni fa. Wolverhampton è un investimento da 1 miliardo di sterline che ha creato 1.400 nuovi posti di lavoro in sede e altri 5.500 nella filiera regionale. Qui nella centrale manifatturiera costruiamo il nuovo motore Ingenium, un motore a benzina e diesel 4 cilindri leggero dalla nuova architettura. La struttura utilizza la migliore tecnologia per ogni fase specifica e le 150 postazioni coniugano soluzioni manuali, semiautomatiche e completamente robotizzate. Il motore Ingenium è il primo dei nostri motori costruiti in sede. Poter costruire il nostro motore in sede dopo 20 anni è un'opportunità unica che capita una sola volta nella vita. La parola Ingenium è un termine latino che significa talento innato e di fatto molte delle maestranze all'opera sono cresciute in casa. Stare seduta in classe non faceva per me. Preferivo un'occupazione pratica, così ho cercato un apprendistato. Ci siamo presentati in 8.000, perciò sono fiera di essere stata presa. Se crediamo alla vecchia equazione secondo cui a persone migliori corrispondono aziende migliori, allora è necessario concentrare il proprio tempo, gli sforzi, i fondi e le risorse per migliorare le persone. Perciò abbiamo puntato su un programma d'apprendistato fin dal primo momento. Lavorare alla Jaguar mi permette di acquisire tanta conoscenza ed esperienza. Il viaggio di un motore ha inizio nel reparto fresatura, dove lavorano il monoblocco, le teste e l'albero a gomiti. Attualmente ci troviamo nel reparto lavorazioni, nel modulo 1, e questa è la linea dell'albero a gomiti.
Per rimuovere il materiale in eccesso, l'albero grezzo viene fresato con un gigantesco disco multifunzione. È dotato di 42 punte su ogni ruota e ogni ruota agisce su metà dell'albero. Fresiamo alcuni dei componenti fino a 5 micron. Se pensiamo che lo spessore medio di un capello umano è di circa 100 micron, quindi 20 volte tanto, ci rendiamo conto della precisione infinitesimale di questo lavoro. Il disco presenta una superficie diamantata. Dopo essere stato tagliato, il pezzo viene messo in un forno a 1200 gradi centigradi per rafforzare il metallo. Poi l'albero viene lucidato. Altrove nel reparto anche il monoblocco viene scaldato. Questo espande il metallo quel tanto che basta per consentire a un robot di inserire rivestimenti in acciaio in ogni cilindro. Quando il monoblocco si raffredda, diventa un tutt'uno con l'acciaio. Alla fine, il monoblocco lavorato, l'albero e le teste sono inviati nel reparto assemblaggio, dove vengono prodotti 1200 motori al giorno. Il processo d'assemblaggio del motore si attua in 15 zone. Il motore passa da una zona all'altra e viene lavorato finché non è completato. Gli alberi a gomiti vengono preparati e accoppiati ai monoblocchi. Alcune postazioni dopo, l'albero è installato tramite un paranco. I pistoni sono inviati alla linea, preparati a mano e inseriti tramite un robot. È la volta degli alberi a camme. Poi le teste sono posizionate sul motore. E infine viene aggiunto il turbocompressore. Io dirigo la zona 13, adibita all'installazione del cablaggio. Sono nato a Wolverhampton e sono cresciuto vicino alla fabbrica. Il fatto che abbiano aperto una sede così prestigiosa dalle mie parti è fantastico. Un orgoglio che comporta anche una grande responsabilità. Se non colleghiamo i componenti correttamente, il cuore della macchina non funziona. I collegamenti vengono verificati con il banco di prova a freddo. Si controllano i collegamenti elettrici del motore, l'immissione d'aria, la pressione nella marmitta e il funzionamento generale per assicurarsi che non ci siano problemi al motore. Un test fondamentale che dura solo 154 secondi. Occorre ancora meno tempo per avvertire l'orgoglio che pervade il reparto. Mi sento fiera quando penso che ho preso parte all'installazione di un motore in un veicolo così lussuoso. Provo un senso di orgoglio e di conquista. Mi sento appagata. I motori ultimati sono inviati a 50 km di distanza, a Solihull. Qui arrivano i motori. Questo in particolare è un motore diesel per una F-Pace. I gruppi motopropulsori vengono mandati alla linea principale per un'unione molto speciale. Qui avviene il matrimonio. Il veicolo viene dotato del gruppo motopropulsore, il suo cuore e i suoi polmoni. Dopo che il gruppo viene montato nel veicolo, si passa allo sterzo, ai fanali e all'inconfondibile griglia anteriore con il giaguaro. È affascinante vedere tutte queste persone all'opera. Vedere un veicolo nato come uno scheletro uscire alla fine della linea d'assemblaggio sulle proprie ruote è uno spettacolo che tutti dovrebbero vedere una volta nella vita. Le automobili sono i beni più complessi che si possano comprare. Una casa è più costosa, ma una macchina consta di 30.000 pezzi. Oggi i clienti si aspettano che un'automobile funzioni alla perfezione almeno per 10 anni. Siamo alla fine della linea 7, perciò la macchina è quasi finita. A breve saranno montate ruote e portiere. Questa è la fase più entusiasmante. Siamo alla fine della linea 8 e dopo 202 postazioni d'assemblaggio, 101 di sottoassemblaggio e 347 processi, l'auto viene messa in moto per la prima volta e guidata. Ah, è fantastico. Sembra il ruggito di un giaguaro ed è una sensazione meravigliosa essere la prima persona a mettere in moto la macchina. Che suono magnifico.
Quando la macchina esce dalla linea d'assemblaggio, sembra pronta per la consegna. Tuttavia deve ancora superare una serie di test. I veicoli usciti dalla linea di produzione devono affrontare test di rodaggio che ne accertino il funzionamento. Occorrono 3 ore per riesaminare ogni componente. Questa macchina andrà negli Stati Uniti. Serviamo 137 mercati ed è un successo non soltanto per me, ma per tutta la squadra. Quando vedo uno di questi modelli circolare per le strade, sono orgoglioso di aver preso parte alla produzione. Ne vado molto fiero. È un orgoglio. La prima volta che ne ho vista una, me ne sono subito innamorato. Quando costruisci automobili tutto il giorno, ogni giorno, alla fine lo dai un po' per scontato. Ma quando vai all'estero e le vedi guidate da un cliente con un bel sorriso stampato in faccia, magari in una giornata di sole, sei felice di affermare... Sai, l'abbiamo fatta noi. Siamo tutti innamorati di questo marchio. E l'obiettivo del nostro viaggio è riportarlo dove merita. Un viaggio che coniuga lusso sofisticato e alte prestazioni con una sorprendente accessibilità. Ci piace pensare che la Jaguar si collochi in una posizione di esoticità, ma un'esoticità accessibile, il che è molto importante per il marchio. Il modello base dell'F-Pace costa circa 47.000 euro. Le versioni più sofisticate superano i 60.000. Ritengo che siano riusciti a realizzare un SUV che abbraccia tutte le caratteristiche della Jaguar che il mondo intero apprezza maggiormente, la bellezza e un estatico piacere di guida. È come guidare una berlina della Jaguar, ma con indosso scarpe con la zeppa, hai una seduta più alta. Questo è un veicolo che tutti vorrebbero, è sexy, è veloce ed è un SUV, risponde a tutte le tue esigenze. Uno dei segreti della sua adattabilità è la tecnologia a trazione integrale. Il sistema a trazione integrale della Jaguar è molto semplice. L'auto ha un motore anteriore e una trazione posteriore che ha la capacità di diventare anteriore. Perciò di fatto è un veicolo a trazione posteriore che può sfruttare la potenza delle ruote anteriori. Il sistema a trazione integrale è semplice da usare, ma complesso dove conta. È in grado di anticipare una perdita di trazione in meno di 2 decimi di secondo e adattarsi di conseguenza. Il risultato è una macchina che può conquistare una sorprendente varietà di terreni. Il settore automobilistico si muove verso questa soluzione, ma il fascino è racchiuso nelle eccezioni e di tanto in tanto la Jaguar ne propone una ineguagliabile. Oggi l'azienda svetta su cime mai raggiunte prima, grazie all'F-Pace, un rischio che è stato premiato. Qualche menagramo avrà anche detto: oh, se la proposta non avrà successo, sarà la fine della Jaguar. Però sarebbe potuto accadere. Se la F-Pace fosse stata un fallimento, la fiducia in noi stessi sarebbe crollata miseramente. Questo per me era il pericolo principale, perdere la fiducia. All'inizio era un sacrilegio, ma alla fine è diventato un destino. La Jaguar F-Pace. La macchina più importante mai costruita da una delle più grandi case automobilistiche britanniche. È il segreto della sua continua rinascita. Se ti alzi presto la domenica mattina, puoi divertirti a guidare questo SUV sulle ampie strade della tua zona con 4 adulti a bordo. È l'auto sportiva e pratica per eccellenza. Nell'immaginario le Jaguar sono macchine pesanti per vecchi signori, ma in realtà offrono una piacevolissima esperienza di guida. L'F-Pace si guida bene, si gestisce bene. Di cosa possiamo lamentarci? Ne vedo ogni giorno. È magnifico. Se 15 anni fa mi avessero detto che avrei visto SUV della Jaguar ovunque, avrei risposto: non ci credo.